Giovedì 27 ottobre, dalle ore 10, la nuova bretella M2 verrà aperta ufficialmente al transito veicolare, consentendo il collegamento con la nuova rotatoria in via Paludicelle e via Stabia. L'ordinanza di apertura è stata emanata a seguito di comunicazione della società ANAS Gruppo FS italiane, con la quale è in forma dell'ultimazione dei lavori della bretella M2, trasmettendo anche le certificazioni dell'impianto di illuminazione e semaforico. Ravvisata la necessità dei cittadini di disporre della bretella M2 quanto prima e una maggiore sicurezza del tratto di strada, si procederà all'apertura della stessa in anticipo sulla consegna finale dei lavori ai rispettivi comuni. Fino ad allora la società Delpi, Costruzioni e SRL, sarà responsabile del tratto di strada e dovrà provvedere alla manutenzione e alla messa in opera della segnaletica verticale e orizzontale, oltre che al collaudo tecnico-amministrativo definitivo. Per chi volesse approfondire il regolamento del transito veicolare che entrerà in vigore in questa strada, ecco cosa si prevede. Doppio senso di circolazione, limite di velocità di 30 km orario e del divieto di sorpasso, due rotatorie con segnali di dare precedenza agli accessi anello rotazionale, due attraversamenti pedonali di cui uno regolamentato con impianto semaforico a chiamata, obbligo di stop all'intersezione con via Stabia, obbligo di svolta a destra per autocarri con massa complessiva a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate sulla bretella M2 all'intersezione con via Stabia. Obbligo di dare precedenza all'intersezione con la rotatoria di via Paludicelle, divieto di accesso e immissione sulla bretella M2 per i veicoli provenienti dalla Traversa Certosa e dalla Traversa Via dei Goti, dal Civico 314, obbligo di stop per le altre traverse con immissione sulla bretella M2.